La veranda è un culo, la veranda. Ora io, beh, tanto scusate per la volgarità, io lo dico in maniera molto scherzosa, anche se effettivamente c'è la veranda, perché a parer mio se si giocava così per tutto il campionato e no a sprazzi una volta su 10 partite, 20 partite, per dire, secondo me si poteva essere come minimo in zona playoff, perché ieri abbiamo fatto veramente una partita esagerata dal punto di vista di voglia e di aggressività. Non tanto dal punto di vista di finalizzazione, perché per l'ennesima volta, come mai comunque si è visto, no? Soprattutto in quest'ultimo periodo che dura da non si sa nemmeno, anzi, non so nemmeno in precisione da quante partite, insomma, non si riesce a far gol. È che io personalmente non so se alla fine riuscivamo a far gol senza avere rigore, cioè la voglia c'era, però davanti porta, mettici la sfortuna, mettici la poca concretezza, quello che vi pare, insomma. Siamo riusciti a fare solamente un gol sul rigore. Però, nonostante tutto, meno male. Dai, dai, siamo tornati alla vittoria. Vittoria che, dal punto di vista di classifica, purtroppo, anzi, dal punto di vista della posizione in classifica, purtroppo, non cambia niente, perché comunque siamo lì. Però, l'unica cosa buona è che, una, solamente una delle nostre dirette avversarie, ovvero la Serenitana in questo caso, per nostra fortuna, non ha fatto 3 punti, ma ben si è pareggiato in casa contro il Vicenza. Quindi diciamo che i punti di stacco che c'erano da loro, che se non sbaglio erano i 3, perché noi dove mi pare eravamo a 33, ora siamo a 36, allora a 36, adesso a 37, diciamo il margine, la differenza è diminuita. L'unica cosa buona è quella. Il problema è che la Serenitana comunque è sempre nella zona della retrocessione. Noi siamo punta playout e appunto la squadra, diciamo, da raggiungere i playout in questo momento è Modena. Modena che purtroppo, per nostra sfortuna, ieri ha vinto ben 3-0 in casa contro il Perugia. Un'altra cosa da notare, e poi parliamo della partita, è che io non ci avevo mai, sinceramente non ci avevo fatto caso, cioè la reputavo una squadra quasi salva, è che adesso, diciamo, entra secondo me, seppur in piccolissima parte, e non è sicuramente l'avversaria, no? Da controllare, però un'occhiatina ci va data. È Latina che, perdendo entro di noi, è solamente, tra virgolette, solamente, perché in realtà sono tanti, date le posizioni, dato che si riesce a fare 3 punti ogni 28 partite, che ha 40 punti, e appunto a 4 punti da noi. Quindi anche Latina, secondo me, può essere una delle squadre che, cioè, da tenere un goccino d'occhio, mai quanto la Serenità nel Modena in questo momento. Insomma, questo è quanto. Quindi a livello di classifica, di posizione, purtroppo rimaniamo lì, però diciamo che a livello di punteggio qualcosina siamo riusciti a migliorare, ma soprattutto la cosa che secondo me serviva come il pane, perché con questa vittoria non è che ora qui anche tutti contenti, ed è giusto, no? Perché comunque è giusto essere contenti, perché siete tornati alla vittoria, una bella vittoria, strameritata, ha fatto una prestazione super, sia a livello comunque di gioco, ma soprattutto a livello di cattiveria, di voglia, di ribalta, quello che vi pare. Però bisogna rimanere coperti per terra, perché comunque a livello effettivo, come ho appena detto, di classifica siamo sempre lì, cioè non è cambiato niente a livello di posizione. Quindi giusto essere contenti, però bisogna essere anche obiettivi e dire sì, vabbè, si è vinto, però siamo sempre lì. E anche cioè, le partite successive sicuramente non sono semplici, che già la prossima, secondo me, è quella determinante, è una delle determinate, più determinate, determinanti, Madonna Santa, che ci sono da qui alla fine del campionato. Appunto, si va giù a contro la Serenità, giù a Salerno. Ma di questo poi ne parleremo a fine video, perché ce la faccio un discorsino breve, però, classico, no? Insomma, l'unica cosa buona secondo me di questa partita qua è stata, cioè l'unica, la cosa principale buona di questa partita qua è stato il discorso del morale. Secondo me con questa vittoria la squadra ha trovato un po' più di coraggio, un po' più di morale per eventualmente già la prossima partita che, come ho detto prima, sarà una delle più determinanti. Anzi, credo forse la più determinante fra le 5 rimaste, se non sbaglio. E niente, quindi da questo punto di vista è stato un bene e bene così. La cosa che comunque voglio dire è che comunque questa è una giunta così, poi parliamo della partita, come sempre mezzo tempo, è che
Questo discorso potevo mettere a fine video, però lo voglio dire adesso. Anche con ieri, no? Anche la partita di ieri, seppure alla fine meno male abbiamo vinto. Secondo me si è rivisto per l'ennesima volta e questa stagione è andata così a livello di sfortuna. Perché anche ieri, no? Fra l'occasione, c'è stato tipo quel piattone, no? Sull'angolo, sì. Questo magari uno solito sono di testa, però lui c'è andato di piatto, tipo di Vergara che ha preso la traversa, in altre occasioni ne levava il pallone, è uscito di un pezzettino così. Il Latina che penso l'unica vera volta che è arrivato in porta nel secondo tempo anche poi non fa go. Nel senso, secondo me c'è anche un discorso di sfortuna. Anche ieri si è visto, perché per l'amor di Dio, è vero che noi siamo terra terra come squadra. A livello di gioco, non tanto qualitativo, perché qualitativo io rimango dell'idea che tuttora non, la squadra che abbiamo a livello di rivalità appunto non rispecchia assolutamente la classifica, perché è vero che non dovevi essere primo per lì, nelle prime posizioni, ma di certo non dovevi nemmeno essere ultimo in lotta ora, anzi da un po' per non retrocedere, sempre se ce la faremo, perché purtroppo non si può sapere, ci aspetta un calendario brutto, comunque da quella fine. Insomma, però cazzo, ci sa anche tanta sfortuna, e questo bisogna dirlo. So, questo era un discorsino che volevo fare e l'ho voluto fare anziché sul finale. Comunque, era una partita. Allora, partita che è stata bene o male uguale sia nel primo che nel secondo tempo. Ovvero, possesso, pallino del gioco e direi sì, predominio da parte nostra per tutta la partita. Subito dall'inizio, proprio partiti subito a bomba. E niente, quindi il primo tempo è stata, diciamo, tutta una partita, no? In cui abbiamo avuto il pallone del gioco noi, abbiamo creato esclusivamente noi tutto. Forse la Latina ha fatto qualcosa, ma niente di veramente pericoloso. Nel primo tempo, il gol che abbiamo fatto sul rigore, rigore che lo dico sinceramente, non dico molto dubbio, però secondo me ci possono essere dei dubbi perché comunque. Cioè, ci sono state occasioni, non dico in questa partita in generale, per quanto riguarda questa stagione, in cui se ne vede i falli sono stati più larghi, più eclatanti, ma riguardo non sono stati dati, questa volta va, ci è andata bene perché l'arbitro ha deciso di darci rigori. Ripeto, come l'ho visto io, era rigore un po' dubbio, un pochettino, nel senso, c'era stato il fallo, però se non c'erano stati per i rigori, secondo me. Poi forse magari riguardandomi la Lazio, che non ho visto, magari poi potrò cambiare idea, però per ora la vedo così. Insomma, meno male comunque c'è stato rigore che è stato appunto calciato e avvantaggiato e che appunto è stato puntato dentro. Insomma, il primo tempo e lì, vabbè, è stato comunque fatto il gol che poi decide la partita, però il gol è venuto nel primo tempo. Risultato finale, primo tempo 1-0, con il Livorno che nonostante tutto continuava ad attaccare. Inizio del secondo tempo, a parte i primi minuti iniziali in cui Livorno si è, no, tra l'altro mi è cacata addosso, però è stato un po' più molle perché magari voleva gestire più la partita, quindi ha rallentato un po' il ritmo. Poi quei primi minuti in cui infatti si è visto un po' più Latina, per il resto poi siamo tornati, meno male, la nostra fortuna, diciamo sugli stessi ritmi del primo tempo, infatti nonostante appunto vincessimo 1-0 abbiamo continuato fino alla fine a cercare il raddoppio. Forse a volte rischiando un po', perché effettivamente se si per poco, perché è vero, dobbiamo essere realisti, che ha fatto la Latina, quel poco forse l'ha fatto maggiormente nel secondo tempo, perché Livorno comunque chiaramente è entrato in gioco anche la stanchezza, Livorno ogni tanto ha avuto qualche disattenzione. Nonostante ciò, come ho detto prima, ha fatto una super partita, l'unica cosa appunto da tenere d'occhio e da, diciamo, da ridire, sempre il solito discorso che ormai ci portiamo dietro, come ho detto anche questo prima, da svariate partite, e secondo me è una delle cose principali che purtroppo ci ha permesso di non essere in una posizione più tranquilla, è il fatto di non riuscire a fare gol. Perché, come ho detto anche questa sera prima, l'unico gol che abbiamo fatto ieri è venuto fuori sui rigori. Poi ripeto, non so se magari senza rigori magari ne facevamo 120 per di inizio tempo, però dati le statistiche, dato comunque un solo gol, io direi che questo problema del reparto offensivo c'è. Peccato perché comunque creiamo tanto, però alla fine di questo tanto non ne viene fuori niente a livello comunque d'azione, non di falle, ecco, su rigori, ecco.
Insomma, questo è quanto. Chiaramente, come sempre, lo specificare, racconto tutto in maniera superficiale e sintetica, nonostante comunque sono 10 minuti più o meno che registro. Quindi, niente, questo è quanto. Per concludere, adesso volevo tornare sul discorso che avevo detto prima, ovvero della partita, della prossima partita, se non sbaglio, il 25 aprile a mezzogiorno e mezzo, se non sbaglio, che verla. Poteva giocare a sabato, no? Il 25, quindi bisogna anche cercare di stare attento per chi fa la bracciata, perché, nel senso, io ora sono indeciso sulla bracciata, se la farò o no. Magari porterò magari il mio dispositivo, no? Per guardare la partita, di certo è una partita così importante, non me la perdo, però in domo devono andare. La potevamo fare di sabato, vabbè, comunque questa è la zona mia. Addio il vento, non è casino, ok. Niente, la prossima partita, cosa volevo dire prima, io voglio dire adesso, che sicuramente già di sé per sempre la classifica non è una partita semplice, però ci sono fuori asa, ma secondo me lo starà ancora più di più il discorso della difficoltà, della non semplicità, perché si va a giocare secondo me una delle piazze calde, una delle piazze, anzi delle squadre che hanno il tifo più caldo della Serie B, perché comunque nonostante tutto va detto che la Serenitana ha una tifoseria veramente eccezionale, eh? E quindi secondo me sicuramente non sarà una partita semplice, anzi tutt'altro. E speriamo bene. L'unica cosa che mi auguro è quella di poter tenere questo morale, questa voglia che c'è stata ieri, maledetta la miseria, questa porta merda, anche nella prossima partita, perché secondo me se giochiamo così, anche se fuori casa sicuramente sarà più difficile, le possibilità ci sono. Chiaramente la partita, cioè ogni partita ha una sua storia, quindi non si sa cosa può succedere. Speriamo, perché secondo me se dovessimo, lo dico toccandomi, perdere, anzi pareggiare, ma soprattutto perdere la prossima partita, io dico che se già adesso siamo per metà nella Lega Pro, perdendo Vella lo siamo quasi definitivamente. Chiaramente non matematicamente, però a livello di comunque di classifica le cose si metterebbero veramente in maniera ancora più difficile. Già lo sono adesso, anche se magari non so, dovessero vincere, lo rimarrebbero uguale, a regola. Non si sa, bisogna vedere anche altre squadre, però se dovessero perdere la situazione potrebbe veramente diventare drastica e molto molto pericolosa. Però adesso, meno male, se questa partita qua, questa vittoria qua, le speranze, no? Si incomincia, si vede un, diciamo, un piccolo spiraglio, no? E quindi perché non sperarci, no? Niente, questo è quanto. Scusate come sempre la lunghezza del video. Ho cercato di, davvero, ho cercato di essere più schietto, sì, più schietto, più sintetico possibile, anche più schietto possibile. Mi sa che non ce l'ho fatta. Vabbè, dite veste, ci vediamo al prossimo video. Speriamo davvero di rivederci in questo stato qua. Ovvero, col sorriso, nonostante tutto. Bene, ci vediamo al prossimo video. Ciao!